Vent'anni di solidarietà, di fatti concreti, non solo di parole. Nella mattinata di sabato 24 maggio 2014 al Cinema Mignon, il Kiwanis Club Città di Tirano ha festeggiato nel migliore dei modi il ventennale di fondazione. Kiwanis Club, da 20 anni al servizio della popolazione. Ce ne può parlare? Kiwanis Club è un'organizzazione internazionale il cui scopo principale è quello di mettersi al servizio dei bambini nel mondo in generale. Nell'ambito di questi 20 anni il club si è impegnato per individuare all'interno della comunità le esigenze cui poter far fronte nell'ambito delle proprie possibilità. Un sodalizio generoso, contraddistinto da tanta operosità, che per anni in maniera incessante si è messo al servizio della popolazione, con i propri service ma non solo. Svariate le iniziative messe in campo in ambito culturale e sociale. Un susseguirsi di presidenti infaticabili che di anno in anno sono riusciti a lasciare il segno. In occasione del compleanno è stata lanciata anche la campagna Adotta un Uovo per la realizzazione di un'originale opera intitolata L'Albero dei Sogni, creazione che resterà in mostra permanente all'ingresso del Cinema Mignon. L'Albero dei Sogni, oltre a essere una testimonianza concreta dell'impegno profuso dal Club Kiwanis in questi anni, vuole simboleggiare per come è stato realizzato, cioè con la collaborazione dei bambini dell'asilo, della scuola elementare, scuola media, degli anziani della casa di riposo, vuole simboleggiare appunto lo spirito di associazione, che è il fondamento intangibile del club. Si tratta di un'elegante struttura in acciaio inox sulla quale sono state posizionate ben 600 coloratissime uova in polistirolo, finemente decorate a seconda del proprio gusto, da parte degli alunni delle scuole e degli anziani della casa di riposo, ma anche da validi artisti. Un intreccio di arte e cooperazione che mette in luce lo spirito amicale, valore che da sempre contraddistingue i soci kiwaniani. Uova di ogni genere, ricche di creatività, significati e colori. Vi sono anche le uova realizzate dai presidenti. Gli artisti decoratori delle uova hanno espresso parole di soddisfazione per l'iniziativa, così come tutti i numerosi presenti all'appuntamento. Anche io ho realizzato un uovo come tutti i presidenti del Kiwanis Club, e il mio uovo rappresenta un angelo con le ali aperte, e quindi è un po' una figura che tende ad abbracciare tutti, né più né meno come fa il nostro club. Il mio uovo è nato in questo modo: siccome tutti i presidenti dei 20 anni dovevano partecipare a questo albero dei sogni, allora ecco che anche noi abbiamo preparato ognuno un uovo. Nel mio in particolare ho messo anche una piccola fotografia, gli altri c'erano solo i nomi e l'anno in cui sono stati presidenti. Ma prima volevo realizzare con la forma di spirale, con delle spirali, poi ho usato dei pennarelli che il polistirolo, perché le uova sono fatte di polistirolo, ha assorbito il colore in pratica, quindi ho dovuto rifarlo con dei colori acrilici e quindi sono andato a coprire leggermente il disegno. È un'iniziativa meravigliosa, 20 anni sono molto importanti per un club della nostra divisione. Io poi ho avuto la fortuna 20 anni fa di consegnare la charter al club del Tirano e a distanza di 20 anni sono qui a festeggiare con loro questo anniversario. Ad allietare i numerosi presenti anche l'orchestra della scuola media Trombini, che ha dato prova nuovamente di grande bravura.